Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Tomato Story. Ragazzi, oggi siamo qui, mi trovo a Ballabio per andare a provare un posto veramente goloso, ma soprattutto casereccio. Mi trovo qua all'Alva, che è un locale, comunque una gastronomia. Loro si definiscono anche un fast food, i prodotti locali della Valsassina. E tra poco vi faccio vedere anche dove si trova. Ed è proprio un bellissimo posto in mezzo alle montagne. Non vedo l'ora di andare a provare i loro prodotti tipici, ma soprattutto casereccio e golosi. Andiamo. E poi, raga, allora, io sono un po' un folle, sto qua in Alva perché fa un freddo comunque assurdo. Volevo farvi vedere un attimo dove si trova questo posto. Allora, è comunque localizzato abbastanza bene perché si trova sulla strada per andare in valle. Vedete, uno arriva qua con la macchina, ha qua un sacco di posteggio, di parcheggio. Poi qua, veramente, si trova in mezzo alle montagne. Infatti nel weekend è veramente consigliato. Ci sono anche gli animali là in fondo. Poi magari dopo, se riusciamo, ve li farò vedere. E poi tutta la parte all'aperto. Qua, come vi ho detto, tutto quello che loro fanno. Fanno carni, salumi, formaggi, miele, dolci. E adesso non ci tocca altro che andare a mangiare. Raga, sto posto è veramente assurdo. C'è un sacco, ma un sacco di roba, proprio molto vario. Poi tutte cose veramente caserecce, caserecce doc. Facciamo vedere qua, sorta di menù, dove ci sono solo alcune delle loro cose. Come ad esempio il salame campagnolo, salamine di cervi, bresaola di Balisio, formaggi, cioè raga, tutta roba comunque veramente veramente assurda. Guarda, ho preso un sacco di roba e non vedo l'ora che arrivi. Poi ho visto anche come la cucina la fanno proprio sul camino, proprio in maniera ancora doc casereccia. Quando arrivano le cose ve le faccio vedere perché è veramente tanta tanta roba. Sus, asbulla. Cioè raga, sono talmente avanti che hanno fatto anche il merchandising. Molto basic, molto semplice. Però raga, c'è poco da dire, spacca. Veramente, veramente top. Raga, è arrivato il cibo. È qualcosa di clamoroso. Adesso vi faccio vedere. Cioè raga, io non... Cioè, a parte che c'è una fame della madonna e non ho ancora mangiato. E sono appena uscito da scuola pure. Faccio vedere. Abbiamo preso, guarda qua, questo ben di Dio. Questo panino con piume di imperatore. Non so se dica così, ma credo una cosa simile. La bruschetta con i funghi. E poi quella con le verdure. Ma questo panino è qualcosa di assurdo. Guarda qua, tutto il formaggio. Che roba golosa. Adesso vi faccio vedere, vi dico cosa ne penso. Mamma mia. Raga, io devo iniziare da questa bruschetta qua con le verdure. Di lasciare il pezzo forte per ultimo. Cioè, raga, guarda qua. Andiamo all'assaggio. Allora, un po' di traverso. Il crunch, non ve lo so nemmeno a dire. Qualcosa di assurdo. Guarda qua, tutta bella brustolita sul fuoco. Si sente l'agrodolce delle verdure sul aceto. Mi sta molto bene con questo pane. Sì, alla vista è molto invitante. Ma anche dopo l'altro messo in bocca, molto sfizioso, molto buono. Si sente molto l'aglio, il peperone, l'origano che c'è sopra anche. Comunque sono le classiche verdure sott'olio. Comunque sono veramente molto buone. Questa è molto approvata. Adesso passiamo alla seconda, questa. In confronto questa mi ispira molto di più perché a me piacciono molto i funghi. L'odore è veramente buono, l'odore mi ispira tantissimo. Si sente che sono freschi. Andiamo all'assaggio, guarda qua. Anche questa si presenta molto molto bene, molto invitante. Guarda qua. Qua anche questa molto abbrustolita. Andiamo. Il fungo così caldo in bocca, buonissimo. Si scioglie in bocca veramente. È veramente qualcosa di assurdo. Il pane, come prima, crunch, potentissimo, bellissimo, godurioso. Voilà. I funghi hanno quel sapore delicato che la rendono molto più appetibile. Veramente, veramente approvato anche questa. Per ora tutto buonissimo. Adesso passiamo alla parte finale. Adesso abbiamo un pezzo forte, guardate qua. Il panino con la piuma di imperatore. Ho fatto il formaggio fuso sopra. Fettozza molto molto grossa. Prima però voglio assaggiare solo la carne. Vediamo com'è. No, no. No ragazzi, è assurda. Cioè è la prima volta che mangio questo tipo di carne. Non me l'aspettavo così morbida. Poi con il bruciacchiato del camino si sente quel aroma di legno. Un po' il retrogusto. Un retrogusto, raga, veramente buono. Cioè non ho parole. È morbidissima. Abbiamo ascoltato il consiglio della signora lì che era fatto il panino. Ci ha messo sopra una fetta di formaggio che è veramente la morte sua. Assurda, raga. Mi sa che dopo riprende anche un panino con la salamella. Che comunque, come ti ho visto dalle clip prima,
questo posto è veramente assurdo. Cioè, continuo a guardarmi intorno, continuo a vedere i dettagli su dettagli. Solo per la location, secondo me questo posto merita un 8. Come ho detto prima, c'è anche la parte fuori, e che dopo andremo a vedere. Dove ci sono altre belle chicche. Ragazzuoli, ho preso un altro panino perché ho un botto di fame. Ho pagato 5,20, quello di capra, cioè guardate qua. Salamella di capra. Ho fatto mettere anche un po' di chimichurri, che è una salsina un po' piccantina. Ne ho fatto mettere poco perché sennò poi mi fa coprire tutto il sapore della carne. E noi non vogliamo farcelo coprire, con bello morbido. Sei pronto? Io un po'. Morbidissima. La carne della capra, molto saporita, anche, diciamo, salata, tra virgolette, però molto molto buona. Il chimichurri si va a amalgamare molto bene insieme con questo tipo di carne. Si sente un po' quel saporino un po' di piccantino, però non va a sovrastare tutto, infatti la rende anche molto sfiziosa. Sì, sì, raga, il chimichurri è una salsina un po' piccantina, anche qua, piena di erbe aromatiche. Infatti si sente molto... Cos'è che è? Un baltimo, rosmarino, salvia, peperoncino e altre. Altre spezie che adesso non mi ricordo benissimo. Ed è originaria del Sud America. Adesso ci vediamo dopo per le considerazioni finali. Cameraman, impressione calda di questo panino che ti sei preso anche te. È buono, molto buono. Sei di molte parole, vedo, eh. Mi sta uscendo una lacrima. No, non ci credo. Buonissimo. Pazzesco. Panino più buono della storia del calcio. Siamo qua fuori, io sto crepando di freddo. La mia idea peggiore è stata quella di lasciare la giacca in macchina, infatti si sente l'aria da neve. Personale veramente top, gentilissimi, carinissimi. Quindi se venite qua, veramente fate un'ottima scelta. Poi ci hanno consigliato di tornare qua nel weekend, che magari c'era anche più scelta a livello di cibo, che comunque, raga, ce n'era già tante di settimana. Noi siamo, oggi è martedì e ce n'era comunque tantissima, quindi non oso immaginare nel weekend. Come potete vedere là, ci sono anche gli animali, è il luogo anche perfetto per le famiglie. Il posto che lo consiglio. E niente, adesso andiamo a vedere magari qualche animale da più vicino, così ve lo faccio anche vedere. Guarda là, gli animali, come ho detto. Oh, ma che vuoi? Rory è incazzato. Poi di là ci sono tutti gli altri animali, come potete vedere i cavalli. Ma la cosa bella di questo posto è che ci sono gli alpaca, regà. Ci sono gli alpaca. Uno dice, ma in valle gli alpaca? Sì, guardatelo lì, beccatelo. Che sta a brucare. Beccatelo lì. Noi abbiamo finito di mangiare, ce ne torniamo a casina. Ma io vi ricordo, come sempre, di lasciare un like, di iscrivervi al canale... Hai rotto le palle, basta. Condividere il video. Ci vediamo alla prossima. Bella.